Fino ad ora la stagione della Juventus ci ha detto fondamentalmente una cosa, che a centrocampo la spinta più importante te l'hanno data i giovani e non i veterani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gente come Pogba e Paredes, che doveva darti la grande esperienza a livello europeo, è venuto a mancare al momento più importante, mentre i giovani più importanti come Fagioli, Miretti, ma anche lo stesso Locatelli, invece sono risultati assolutamente decisivi. Da questo punto di vista quindi la Juventus comincia a fare dei sondaggi in quest'ottica, e attenzione perché secondo varie fonti di mercato, ma anche la Gazzetta ne parla, ci sarebbe un giocatore che sarebbe entrato prepotentemente nel mirino di Cherubini, che vede questo giocatore come il nuovo Modric, un giocatore che sta facendo davvero parlare molto di sé, un talento croato che per ovvi motivi, anche per una questione sia di nazionalità ma anche di caratteristiche proprio fisiche, assomiglia molto al grande centrocampista croato del Real Madrid. Attenzione perché Juventus ci ha messo gli occhi, scopriamo chi è, di chi si tratta e soprattutto che tipo di giocatore è e quante possibilità ci sono di vederlo in futuro alla Juventus. Io però prima vi ricordo di supportarci, mi raccomando, qui su FCM Sport trovate tanti contenuti a tema calcio, calciomercato, c'è ora il mondiale, noi seguiremo tutte le partite del mondiale passo passo, quindi mi raccomando iscrivetevi e supportateci con un like. Allora, andiamo alla notizia, perché la Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe cercando prepotentemente, avrebbe chiesto informazioni per Lovro Maier, centrocampista e mancino, classe 1998, in questo momento a Rennes sta facendo letteralmente impazzire tutti, perché per movenze, per caratteristiche e per eleganza ricorda tantissimo Luka Modric, un giocatore che ha sempre fatto impazzire Max Allegri, ha sempre avuto un debole per Modric e lo ha sempre visto come un centrocampista ideale da mettere al centro del proprio centrocampo. Sta facendo proprio il buon Lovro Maier una stagione di altissimo livello e stiamo parlando di un giocatore che intriga molto per le sue caratteristiche, perché a dispetto di un'altezza non da giocatore di basket, però è un giocatore che riesce a tenere botta molto bene, ma soprattutto ha una qualità molto importante, ha qualità tecniche di un certo livello, ma attenzione perché ama non giocare davanti alla difesa bensì giocare da mezzala, ed è uno di quelli che nell'ultimo passaggio riesce a essere davvero determinante, è il classico 10 vecchio stile, cioè quello che si mette a centrocampo e comincia a giostrare un po' come vuole il ritmo della partita. E infatti lui nasce come trequartista, quindi il classico trequartista che sta lì, che sta a manovrare l'azione, ma la sua capacità di costruire il gioco l'ha portato a abbassarsi sempre di più, l'ha portato a abbassarsi a livello di zona di campo, e quindi a questo punto, in questo momento, lui ama giocare quasi da mezzala, una mezzala però di grande qualità, una visione di gioco che per questo motivo è stato avvicinato e accostato a Modric, proprio per la sua grande visione di gioco, una tecnica individuale che l'ha portato ad essere adocchiato dai più grossi club in ambito europeo. Stiamo parlando di uno che, se tu chiedi la più grossa qualità di Maier, sicuramente è la capacità di metterti a tu per tu davanti al portiere, perché è l'uomo assist per eccellenza, la classica mezzala che ti mette proprio a tu per tu col portiere, a quel punto poi spetta a te far gol. Stiamo parlando però di un assist man che è quindi di un giocatore che fisicamente, cioè è molto tecnico ma fisicamente non è un gigante. Per questo secondo me potrebbe avere qualche piccolo problema iniziale nel campionato italiano, che è tendenzialmente molto fisico, anche se anche da un punto di vista fisico riesce a farsi, cioè non stiamo parlando di un gigante, però è uno di quelli che tiene botta. Immaginate un po' il Perisic di turno, cioè o il Lobotka, che non sono giocatori fisici, ma nonostante un corpo, una struttura fisica non esaltante, comunque è il classico giocatore a cui non gliela togli mai, il classico giocatore che se fai spalla a spalla non vola dall'altro lato del campo, è un giocatore che ha il suo, la sua struttura. È chiaro che molto spesso il paragone viene da sé, il paragone con Modric è un paragone che hanno fatto quasi tutti, però il ragazzo avrebbe manifestato la voglia di
provare l'esperienza in Italia, anche perché ci sono tanti esempi di giocatori che in Italia, croati, hanno fatto le loro fortune. Pensiamo a Ivan Perisic, arrivato tanti anni fa ormai dal Wolfsburg in Italia, e di fronte a un iniziale periodo di smarrimento all'inizio con l'Inter di Icardi, fondamentalmente andava bene ma non benissimo, poi è arrivato Conte, è andato male, poi secondo me il finale della sua esperienza con l'Inter è stato quello più devastante, e all'ultimo proprio, gli ultimi anni con l'Inter sono stati meravigliosi, soprattutto l'ultimo con Simone Inzaghi, ma che dire anche dello stesso Brozovic, che all'Inter quando è arrivato sembrava un perfetto sconosciuto, un giocatore che non doveva essere niente di che, invece poi in realtà l'Inter si è consacrato come grandissimo giocatore. Un altro giocatore a cui viene a volte accostato proprio il buon Maier è un altro connazionale, ossia Matteo Kovacic, anche lui lanciato dall'Inter. Da questo punto di vista l'Inter devo dire che ha un ottimo filo con il calcio croato. Altro giocatore che in Italia c'è da tanto tempo, devo dire non ha trovato fortuna, però è qui da tanti anni, quindi ormai non può che essere considerato un italiano a tutti gli effetti, ossia Marco Piazza. Anche lui è arrivato giovanissimo in Italia, purtroppo la sua esperienza in Italia è stata sfortunata, è arrivato alla Juventus giovanissimo, è arrivato come un possibile crack del calcio europeo. Purtroppo un brutto infortunio e anche un po' una testa che a volte non lo ha aiutato, calcisticamente parlando, diciamo non ha sviluppato il suo talento, però è un giocatore di cui si parlava un gran bene. E poi per finire con un giocatore che secondo me ha fatto davvero cose importantissime in Italia, ossia Mario Mandzukic, uno che molto spesso è stato in qualche modo considerato come una delle bandiere degli ultimi anni della Juventus. L'unico problema di questo ragazzo, ed è un problema effettivamente, perché se bisogna valutare questo ragazzo bisogna valutarlo in totale, è che ha un contratto importante, perché ha da poco rinnovato fino al 2027 ed ha una valutazione bella che alta, perché il Rennes per lui chiede una cifra importante, chiede qualcosa come 50 milioni di euro. Ed è chiaro che a queste cifre la Juventus non può minimamente pensare di potersi avvicinare, anche perché lo sappiamo bene, la Juventus a centrocampo, prima di poter pensare a fare un acquisto di un certo livello, deve smaltire, perché la prossima estate dovranno farsi delle valutazioni importanti sul mercato, perché devi capire cosa fare con i giovani, devi capire che fare con i giovani che rientrano, e quindi faccio il riferimento a Ranocchia, che secondo me potrebbe rientrare un altro anno in prestito in Serie A, magari lo stesso Monza, così come devi capire cosa fare definitivamente con Rovella, che è un giocatore che non può stare un altro anno in prestito dopo che la Juventus lo ha preso ormai 3 anni fa, e c'è il City su di lui tra l'altro, quindi neanche squadre di basso livello, ma devi capire anche cosa fare con Arthur, con Zaccaria, insomma ci sono varie situazioni che sono da capire. Se la Juventus però riuscisse a piazzare tutti questi giocatori che ha in prestito e magari anche piazzare McKenny, beh, l'idea di poter portare in casa questo ragazzo non sarebbe male, anche perché abbiamo visto che nel centrocampo della Juventus, guarda caso, quando c'era tanta fisicità e quindi McKennie, Bentancur, Rabiot, la Juventus non girava, centrocampo sta palla non girava mai, non si facevano mai più di 4 passaggi di fila. Magicamente, quando gli infortuni hanno sbarazzato via la fisicità, ma hanno messo in campo la tecnica, e quindi abbiamo visto in campo i Miretti, i Fagioli, i Locatelli, e beh, guarda caso la Juventus si è ripresa. Non è un caso, secondo me. Quando abbiamo visto i giovani, ma di qualità, come Fagioli e Miretti in campo, la qualità a centrocampo si è alzata e di contro si è alzata tutta la qualità di tutta la squadra. Non è un caso. Quindi un ragazzo del genere, io francamente lo prenderei domani mattina. È chiaro che però non è la classica occasione di mercato, perché è un ragazzo che ha un contratto lunghissimo, perché è un ragazzo che ha una valutazione importante, e io ho come l'impressione che questo ragazzo prima o poi lo vedremo in una top, come quando parlavamo di Tchouaméni, come quando parliamo di questi giocatori come Camavinga, che dicevamo ma sono forti, diventeranno forti, la Juventus ci stanno mettendo gli occhi, diventeranno fortissimi. Ecco, poi abbiamo visto abbiamo visto Tchouaméni, abbiamo visto Camavinga, abbiamo visto lo stesso Gravenberg, sono tutti giocatori che poi sono andati in dei top club, perché si vede fin da giovani quando sono forti. Questo ragazzo tra l'altro non è giovanissimo, ha 24 anni, quindi comunque è giovane, ma non ha 18 anni come per esempio ai tempi quando esplose Camavinga. Però è un giocatore che piace, e io francamente ci butterei un occhio, però vista la cifra sembra un po' difficile. Lo conoscete? L'avete mai visto giocare? Che ne pensate? Vi piacerebbe la Juventus? Apriamo un bel dibattito qui sotto.